Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare degli spaghetti con le canocchie. Buono. Vai con la sigla. Come le chiamate voi? Pannocchie, canocchie, sapete come li chiamano in Ecuador perlomeno, poi non lo so, magari le chiamano così anche da qualche altra parte del mondo. Camarón mantis, sai perché? Perché questa cheletta così ricorda un po' quella che è la mantide religiosa. E poi questi qui sono terribili perché sono dei cacciatori pazzeschi. Pensate, negli allevamenti di gamberi in Sud America non le utilizzano, anzi le odiano perché dicono che queste qua gli vanno a creare dei problemi. Adesso con questa ricetta, perché la faccio anche in spagnolo, scopriranno che forse allevare queste è ancora meglio perché mangeranno qualcosa di davvero, davvero, davvero spettacolare. Perché è più buona dell'aragosta. Certo, l'unico problema è una lunga lavorazione, diciamo, per la pulizia, perché se non viene fatta bene ti spacchi tutte le labbra, ti rompi tutte le dita, eccetera, eccetera. Però adesso vi faccio vedere come si fa per pulirle bene, velocemente e ottenere un risultato perfetto. Dopodiché andiamo a vedere un attimino quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare questa deliziosa e squisita ricetta. E poi vi ricordo che sul sito internet trovate le dosi per quelli che sono due piattini classici. Ok, quindi a questo indirizzo trovate tutto quanto. Bene, ma adesso andiamo a vedere come si puliscono i camarón mantis, canocchie, pannocchie, come le chiamano in questo paese? Allora, come potete vedere, questa è la canocchia intera, ok? Canocchia, pannocchia, cicala di mare. Andiamo a togliere la testa e la mettiamo da parte, ok? La testa è un tipo di scarto, che poi in realtà scarto non è. Quindi ci rimane la coda, qua ho già messo tutte quante le code. Prendiamo una forbice e dobbiamo andare a tagliare questa parte di qua, in questa maniera, ok? Delicatamente. Dobbiamo staccare la parte di sopra dalla parte di sotto. Quando arriviamo a questo punto, qua prendiamo e facciamo in questa maniera. Deve rimanere soltanto questa parte di punta, ok? Giriamo e facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi andiamo a eliminare questa parte di qua e quando arriviamo qua, zac, facciamo sempre il discorso della punta. A questo punto, guardate, si apre, eh? Vedete che il carapace viene via da solo praticamente subito. Questo è un altro tipo di scarto che lo teniamo da parte. Quindi scarto generale, che poi andiamo a mettere dentro anche questo, le teste con le piccole chele e queste sono le code che andiamo a pulire. Ora andiamo a togliere da qua sotto l'altra parte di carapace, non so se si vede bene, cerchiamo di essere delicati. Vedete, guardate, 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 è venuto via. Questo è lo scarto che mettiamo qua e guardate che meraviglia, questa qui è la coda pulita della cicala o della canocchia o della pannocchia. Perfetto, così vanno pulite tutte quante. Allora, gli ingredienti che abbiamo bisogno, che cosa sono? Queste canocchie, quattro le lasciamo così intere, ok? Senza fargli niente. Queste sono tutte le code che abbiamo pulito. Io ne sto facendo un bel po', però perché veramente sono molto molto buone. Quattro le lasciamo così. Queste qua sono la testa, sono soltanto le teste dove ci sono tutte queste chelettine qua che vi potete anche divertire una volta fatte poi a ciucciarle, dopo lo vedete, perché comunque c'è nelle chele qua c'è della carne che è fantastica. Un po' difficile toglierla, estrarla, però vi garantisco che la coda ha un sapore, un profumo che è veramente unico. Qualcuna l'andremo a utilizzare, ma lo vediamo tutto quanto nella preparazione, perché le teste sono veramente veramente cariche cariche di tutti i sapori. Ingredienti di base per la nostra preparazione: uno spicchio d'aglio, 3-4 pomodorini per bilanciare il discorso dell'acidità, prezzemolo, peperoncino al gusto,
olio extravergine di oliva, pepe se lo volete, potete non metterlo o metterlo in alternativa o fare come faccio io, mettere entrambi perché mi piace i sapori che rilasciano. Poco peperoncino, poco pepe, grande sapore. Vino bianco, frizzante. Se avete dello spumantino perché volete fare la cosa proprio... allora vai. Questo è il momento adatto per aprirlo, tanto ce ne vuole poco, ma un sapore fantastico. Bene, e cominciamo dunque la nostra preparazione. Abbiamo l'acqua per la pasta, gli spaghetti li tiriamo fuori dopo. Quando adesso già iniziamo a mettere dentro l'acqua, facciamo così, cominciamo subito, dai. Allora, dentro l'acqua che abbiamo qua, mettiamo il sale e poi andiamo a inserire un po' di quelle teste che abbiamo, ok? Dopo vedete perché, gliela inseriamo qua dentro se avete questo tipo di pentola. Se non avete questo tipo di pentola, le inserite, le fate cucinare 10-15 minuti, poi le scolate, però tenete quell'acqua e le teste le tenete da parte. Dentro quell'acqua dobbiamo cucinare la pasta, è importante. Quindi acqua salata, teste del Camarón Mantis, chiamiamolo così, dai, chiamiamolo Camarón Mantis, che tanto in Italia così non lo chiama nessuno. Facciamolo, dai. Perfetto, allora una parte la teniamo da parte perché la andiamo a far saltare nella padella, poi le schiacciamo bene con un batticarne in modo da fargli rilasciare quelli che sono i liquidi. E quest'altra qua invece le teniamo sotto e adesso andiamo a mettere subito questa che è qua. Ve l'ho già spiegato prima, se non l'avete che cosa dovete fare. Il sale. Mettiamo delle teste dentro questo composto mistico e le facciamo soffriggere un pochino, facciamo in modo che rilascino quelli che sono i loro liquidi. Mettiamo anche un pizzico di sale che aiuta anche questa estrazione e una bella spruzzata di vino bianco. Ora con un batticarne prendiamo e andiamo a schiacciare le teste per fare in modo che quelli che sono ancora rimasti dentro come loro liquidi vengano fuori e rilascino questo sapore meraviglioso all'interno di quella che è la padella dove andremo poi a saltare la pasta. Aggiungiamo anche un mestolo di acqua di cottura della pasta, di futura acqua di cottura della pasta, che non è nient'altro che una sorta di bisque, perché anche lei è bella insaporita con le teste di queste canocchie. Una spolverata di prezzemolo, se volete anche un pochino di pepe a questo punto ci sta bene. Guardate questo brodino, cioè questo che poi non è un bisque perché non c'è niente se non la parte soltanto della canocchia, ma c'è un profumo che fa paura, ma proprio, ma di più, infatti già mi stanno dicendo oh, voglio mangiare, adesso c'ho fame più spaghetti. Allora questo c'ha un profumo urlo, questo un profumo doppio urlo, ok? Vedete qua, adesso lo facciamo andare piano piano, ok? Adesso che bolle qua andiamo a versare la pasta perché oramai ci siamo e andiamo a eliminare tutto quanto queste cosettine qua, però le teniamo da parte, non le buttiamo via, eh? Ok?
Ecco, vedete, queste sono le pinzettine, le chele, ok? Queste qua dentro sono piene di carne. Infatti per quello che ho detto, non le buttate via. E le abbiamo condite, perché sono fantastiche. Guardate, se fate così, che cosa esce fuori. Guardate questo. Sono buono. Non sono buono. Poi, divertitevi a sciuparlo. Questa è la testa, anche la testa, divertitevi. Questa è già pronta, eh? Intanto qua sta andando. Lo dico. A questo punto mettiamo anche dentro le canocchie intere, quelle che ci serviranno sia per essere mangiate ma soprattutto per guarnizione. E aggiustiamo ancora di sale, importante. Qui diamo un'altra bella sfumata con del vino bianco, lo stesso che abbiamo utilizzato prima, e facciamo evaporare. Dopo che ha evaporato bene questo vino bianco, gli andiamo ad aggiungere un pochino di acqua di cottura della pasta, e a questo punto diventerà tutto stupendo, cremoso e profumatissimo. Pensate che ancora non abbiamo messo dentro la cosa più importante, cioè la coda, quella che veramente darà il sapore grosso, forte, eccetera, eccetera. Ma se anche non avete la coda, gli mettete qua due spaghi, li saltate, viene fuori una cosa meravigliosa. Queste sono tutte le cose che ancora non abbiamo messo. Le cose si spappoleranno, perché è proprio la sua, insomma, il suo modo di fare, il suo modo di essere. Cioè, c'è un carattere un po' del cazzo, però, cosa volete? È così la coda. Vedete, questi qua, l'ho detto, soltanto per guarnire un po' il piatto, ma poi in realtà, no? Non è solo per guarnire il piatto, rilasciano anche i loro sapori. Fuoco semivivo, e continuare a mettere dentro acqua di cottura della pasta, perché quell'acqua di cottura della pasta è carica di oli, contenente profumo e sapore di mare, ok? Quindi fuoco bello vivo, non fate attaccare niente qua, mi raccomando, niente deve bruciare, deve essere tutto straperfetto. Aspettiamo che mancano un minutino alla pasta, poi la scoliamo, e quando andiamo a inserire dentro la pasta andiamo a inserire dentro anche le code. Eh sì, nello stesso momento. Alla pasta la tiriamo via un minuto prima che sia cotta, perché le code hanno bisogno di 27-28 secondi, 29,5 proprio, di cottura, non di più. Ci siamo, mettiamo le code, dopodiché andiamo a inserire la pasta qua dentro e saltiamo tutto insieme. Aggiungiamo un po' di pepe a questo punto sicuro e una bella manciata di prezzemolo fresco, tritato di fresco. Mettiamo un bel coperchio e terminiamo la cottura. Per gli spaghettini mancheranno ancora quei 10-15 secondi sufficienti affinché tutto sia perfettamente cucinato. Tutto pronto, andiamo dunque ad impiattare. Thank you.
prezzemolo fresco crudo e un filo d'olio extravergine di oliva per chiudere il piatto. Eccoci qua, è pronto, è finito. E adesso facciamo la prova dell'assaggio, l'agognata prova dell'assaggio, ricetta un po' complessa, un po' laboriosa, ma complessa no, dai. Sarà buono? Non sarà buono? Andiamo a vedere. Buono. La qualità del vino è fondamentale. Quando lo mettete, mettetelo perché gli deve conferire quell'acidità importante, perché altrimenti viene troppo delicato. E abbiamo bisogno di dargli anche quella botta, quindi è fondamentale che sia un buon vino, un buono spumantino, ok? E vabbè, insomma, però vi ricordo di, se ti è piaciuto il video, di mettere un bel mi piace, di condividere il video con i tuoi amici e insomma la solita manfrina la sapete, ve la raccontano tutti, ve la dico anch'io, bla bla bla. Alla prossima video ricetta andiamo a fare la prova della sagge. Ci beviamo un po' di vino. Vediamo. Mmm.